Carissimi utenti, buonasera. Qui collegati dallo stadio, dalla tendostruttura di Bisaccia, dove la Bisaccese è di nuovo protagonista. Questa sera incontra la squadra Roberto Grimaldi di Baronissi. Eccole nelle immagini, i giocatori della squadra di calcio a 5, della Bisaccese. Scende in campo con il portiere La Penna, Russo Luigi Capitano, Curcio Sicuranza, Casciano La Sala, Braccio Russo Maria, Albanese Lungo, Cela Ricciardi. Ricciardi, ricordiamo, è il secondo portiere. Allenatore Grasso, responsabile del settore femminile Lanzaretti, presidente Mitrione. E mentre per quanto concerne l'aspetto tecnico abbiamo Braccia come altro dirigente. Roberto Grimaldi, Cestari, Annone, Capitano, Melchionni, De Luca, Cotina, Romano Benedetta, Romano Daphne, Frannino, presidente Forino, allenatore piccolo. Tra il signor Romagnoli della sezione di Ariano Irpino, eccolo nelle immagini. Roberto Grimaldi, in questo campionato davvero sta distinguendosi la Bisaccese in terza posizione, e giustamente compete con Regina Minor e Fenix Santa Maria e con Magna Grecia. Batte da Roberto Grimaldi sul pallone il numero 90 Melchionni, inizia la gara, passaggio arretrato, la squadra di calcio femminile Roberto Grimaldi di Baronissi avanza, cerca di protrarsi in profondità, ma la Bisaccese contrasta l'iniziativa, la palla termina in out, rimessa laterale a favore della squadra di casa. Bisaccese in azione col numero 7 Braccia, pallone raso terra, la squadra granata cerca di incrementare il suo ritmo di gioco. Si protrae nell'area di rigore ed ecco il fraseggio, pallone che giunge a centrocampo, pallone che però viene in questo caso intercettato dal numero 17 Romano Benedetta, palla fuori, rimessa laterale, batte il numero 90 Melchionni sul pallone. Il cross in area di rigore, sfera che però viene deviata. Pallone al numero 3, Iannone, si cerca, il capitano, si cerca una convergenza, il cross da parte del numero 17, Romano Benedetta, pallone che viene recuperato dalla Bisaccese. Adesso in gioco, in questo momento la squadra di Mister Grasso avanza, tentando appunto un affondo, il lancio in profondità, palla che viene ribattuta. Di nuovo il pallone al numero 7, Braccia in azione, tutela al meglio la palla. Cerca di inoltrarsi in area di rigore, sfera al numero 9, ossia Russo Maria, palla che termina fuori. Rimessa laterale a favore della squadra della Roberto Grimaldi, palla al numero 3, Iannone, capitano, sfera al numero 90, ossia Melchionni, palla che viene persa, la Bisaccese conquista il pallone, si lancia in profondità con il numero 2, Russo Luigi, proprio il capitano, tutto di prima, la giocata, una serie di triangolazioni, pone in essere l'accento su un tiro finale, ottimo, eccellente, l'iniziativa del numero 9, eccola le immagini, Russo Maria, il quale l'interno destro sfiora quasi l'incrocio dei pali. Bisaccese in azione, palla al numero 7, grandissima azione degna di nota. Il tiro finale del numero 7, eccola le immagini, Braccia, termina alta sulla traversa, ha sfiorato il gol del vantaggio per la compagine della responsabile Lanzaretti. Pallone al numero 90 Melchionni, di nuovo in azione la squadra Roberto Grimaldi di Baronissi, ci si lancia in avanti ma la palla viene recuperata da Granata che avanzano con il numero 4 Sicuranza. Ecco il passaggio di sinistro, raso terra, si continua a mietere gioco con l'avanzata, c'è una triangolazione, pallone ancora a Sicuranza, il tiro di sinistro vicino al gol a Bisaccese. Davvero alla grande la compagine di Mister Grasso che sta dimostrando il suo orgoglio, la sua classe soprattutto e la sua tecnica in campo. Pallone al numero 90, sfera che però viene ancora giocato sul laterale sinistro, ribattuto il pallone dal numero 4 Sicuranza, rimessa laterale, batte il numero 90 Melchionni, il lancio in profondità, palla che viene bloccata dalla difesa Granata che continua a mietere gioco, si ferma per riflettere, l'apertura bellissima questa apertura per Braccia, il lancio in area di rigore per il numero 4 Sicuranza. Davvero strepitosa questa iniziativa. Ecco le immagini Braccia, il suo cross fenomenale, piazzato al centro dell'area di rigore, vicino al gol a Bisaccese. Batte il numero 4 Sicuranza.
Passaggio arretrato. Pallone al numero 9, Russo Maria. Si cerca una triangolazione. Pallone ancora per Russo Maria. Una serie di triangolazioni pongono in essere un gioco davvero lucido e brillante. Una serie di fraseggi che pongono l'attenzione in area di rigore. Bravissimo il numero 9, Russo Maria. Il tiro finale, palla direttamente nelle braccia del numero 1 Cestari, il quale rilancia l'attacco della Roberto Grimaldi che avanza. La palla però giunge nel vuoto e viene bloccato dal portiere La Penna, poco impegnato finora. Ecco il portiere La Penna. Di noi il numero 90, Melchionni. Di nuovo la bisaccesa in azione che avanza. Sfera al numero 9, ossia Maria Russo. Russo in azione. Pallone al numero 4, Sicuranza. Sfera che viene persa, rimessa laterale. Una bisaccesa di tutto cuore e carattere che in realtà sta dimostrando davvero di vincere questa partita. Giocata finora con molto amore, un campionato davvero disputato alla grande, laddove emergono appunto l'amalgama e la sicurezza. Intanto c'è una girata della Roberto Grimaldi, la sfera termina in out. Si riparte con la bisaccesa in azione. Una serie di triangolazioni, la palla viene persa, recuperata dalla Roberto Grimaldi. Attenzione, l'apertura, un tackle vincente, la palla in area di rigore, ai limiti, scusate, la palla, tiro vicino al gol, la bisaccesa. Di nuovo insidiosa l'iniziativa della squadra di casa, che mette in difficoltà la Roberto Grimaldi. È stata l'autore Sicuranza del tiro finale, ecco nelle immagini. Pallone del numero 17, Romano Benedetta, passaggio arretrato. Il lancio in verticale, la sfera fermata dal numero 9. Maria Russo. Si cerca di piazzare la palla al centro. Palla in out. Granata in azione di gioco, la palla in profondità, la sfera deviata, rimessa laterale, batte il numero 7, Braccia. In azione di gioco, la sfera recuperata dal numero 17, Romano Benedetto, ma c'è il contrasto del numero 4, Sicuranza. Palla al numero 3, ossia Iannone. Palla al numero 17, Romano Benedetta, sfera al numero 3, Iannone. Il lancio termina sul fondo, fondo area. Granata in avanti, pallone al numero 4, Sicuranza. Sfera arretrata, c'è l'avanzata. Bravissimo questo tackle, secondo l'arbitro decreta la rimessa laterale al Roberto Grimaldi, batte il numero 6, De Luca. Iannone, De Luca. De Luca. Romano, attenzione, Daphna perde il pallone, poi lo recupera in secondo momento. La bisaccese cerca di contrastare l'iniziativa del tiro finale del numero 3, Iannone. Palla che termina fuori, di bisaccese in azione, cerca di costruire un'azione degna di nota. La bisaccese passa in vantaggio e il numero 7, Braccia, a sbloccare il risultato. Eccola nelle immagini, va a salutare la panchina e strappa gli applausi del pubblico, davvero alla grande. Braccia,
Ecco, braccia nelle immagini, tutto dedicato, vedete? Si riparte con, da centrocampo con il numero 90 Melchionni, in azione di gioco Iannone, Melchionni. Si cerca una triangolazione, la palla recuperata, ancora in gioco dalla Roberto Grimaldi, deviazione di Albanese. Cross, tiro finale ribattuto, 1-0 il risultato, Bisaccese 1, Roberta Grimaldi 0. Pallone al numero 90, tiro finale bellissimo questo tiro, ma si contrappongono i riflessi del portiere La Penna, grande portiere che ha rappresentato in questo campionato, la massima garanzia in porta. Il lancio, di nuovo la Bisaccese in azione, cerca la... grande tacco, fa vedere praticamente la dote tecnica, il numero 7 braccia la Bisaccese ancora in azione, si cerca una triangolazione, tiro finale, palla che termina fuori fondo area, si riparte con la Bisaccese che dalle retrovie cerca di creare un nuovo corridoio tale da poter mettere in difficoltà la squadra ospite. Pallone al numero 7 braccia, il lancio oltre il centrocampo per il numero 2 Russo Luigia, in azione, il cross, la finta strepitosa e spettacolare questa iniziativa. Di nuovo la squadra Roberto Grimaldi in azione, la palla di nuovo alla squadra della Bisaccese in azione di gioco. Pallone al numero 90 Melchionni, il cross fermato dal numero 10 Albanese, sfera al numero 4 Sicuranza, passaggio arretrato al numero 2 Russo Luigia. Di nuovo Russo Luigia. Sicuranza. Deviazione. Grande prestazione del team guidato da un punto di vista dirigenziale da Lanzaretti e tecnicamente allenato da mister Grasso. Ottimo lavoro compiuto in questi mesi, di nuovo la squadra della Bisaccese in azione di gioco, palla al numero 2 Luigi Russo, capitano della squadra, c'è l'avanzata del numero 7 braccia, braccia, grande triangolazione, bellissimo questo gol, raddoppia il risultato, eccellente la prestazione, brillante, e la Bisaccese, quindi Bisaccese 2, Bisaccese 2 Roberto Grimaldi 0, si riparte da centrocampo. Roberto Grimaldi in azione. Perdono palla, la sfera recuperata dal numero 10 Albanese. Il lancio sul laterale sinistro, si sposta l'asse del gioco, il diagonale. Davvero una spettacolare iniziativa tecnica, diagonali e passaggi di prima rappresentano il tassello tecnico vincente per una compagine che davvero mira molto in alto. Roberto Grimaldi in azione, c'è l'avanzata, pallone fermato dal portiere La Penna, La Penna, pallone sul laterale sinistro, sfera numero 4 Sicuranza. Pallone al numero 2, Russo Luigia, granata in azione, si mette a gioco, pallone in area di rigore, grande gol, davvero spettacolare, tecnica, ed ecco la dedica in realtà a Io amo Maradona, benissimo, molto simpatica, il numero 10 Albanese che realizza il terzo gol, 3-0 carissimi utenti. Davvero molto simpatica il giocatore, qui è calcio femminile, la calciatrice della squadra della Bisaccese. Comunque per una notazione per gli utenti, al di là del fatto che comunque sono donne, io reputo chiamare in generale la figura giocatore
per rispetto giustamente di grandi giocatori come Maradona, Zico, Platini, Pelé, Rivellino, eccetera. Quindi in genere chiamo giocatore al maschile. Pallone per il numero 9, Russo Maria. Sfera sul laterale sinistro al numero 4, Sicuranza. Sfera al numero 9, Russo Maria. Pallone sul laterale sinistro, c'è l'avanzata. Sfera che termina fuori. Passaggio sul laterale destro, la triangolazione. Palla che termina fuori. Passaggio in verticale, di nuovo il numero 2, Russo Luigia, sfera al numero 10, Albanese, si cerca una triangolazione perfetta e millimetrica, poi recupera molto bene Albanese il pallone, la sfera al numero 9, Russo Maria, il tiro finale, bravissima Albanese delle immagini, un tiro cross che poteva essere micidiale. Quindi 3-0 il risultato a favore della Bisaccese in questo primo tempo. Pallone numero 11, Romano Daphne, sfera per Melchionni, ancora Romano Daphne, una serie di fraseggi portano la compagine di Roberta Grimaldi in avanti, ma la sfera termina fuori, Albanese in azione, grande assist, tiro finale del numero 4 Sicuranza, palla che però viene ribattuta, deviazione, palla che termina in out. Melchionni, il cross ai limiti, ancora Melchionni, tiro finale, palla alta sulla traversa, si riparte con la penna, Bisaccese in azione, passaggio arretrato, c'è l'avanzata, di nuovo al numero 10, la palla è il sinistro, davvero insidioso e pericoloso in area di rigore. Un sinistro molto geometrico, intanto attenzione l'arbitro fischia un, forse probabilmente il portiere è uscito fuori dalla mezzaluna, di conseguenza l'arbitro ha fischiato in realtà la punizione. Punizione e c'è una barriera molto ampia. Questa punizione, vediamo cosa succede, il numero 7 Braccia, autore di un grande tiro, l'interno destro ha cercato il gol di classe, ecco nelle immagini Braccia, ricordiamo quindi che a questo punto la classifica muove sempre più a favore della Bisaccese, che potrebbe davvero scompaginare i piani delle squadre, attenzione palla che termina fuori. Ottimo campionato da parte della squadra bisaccese di calcio a 5 che sta dimostrando di essere all'avanguardia sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista tattico. Pallone al numero 9, Maria Russo. Sfera d'Albanese. Maria Russo. Una triangolazione. Il cross in area di rigore, sfera fuori, la triangolazione perfetta, il tiro finale, grande gol del numero 6 La Sala, bravissima, ecco nelle immagini Bisaccese 4, Roberto Grimaldi 0. Riparte da centrocampo con numero 8 Cutina, passaggio arretrato al numero 90 Melchionni. Roberto Grimaldi che comunque è molto orgogliosa di sé, una squadra che continua a giocare nonostante il risultato dilagante.
la passione giustamente non implica. Il tiro finale, è bello questo tiro della Roberto Grimaldi, è stata l'autrice il numero 8 Cutina, intenzionale dal punto di vista tecnico. Granata in azione, pallone che si riaffaccia sul laterale sinistro, secondo l'arbitro, eccolo le immagini, la palla è uscita fuori dal rettangolo di gioco. Si riparte, sfera recuperata da Granata, ottimo questo dribbling, ci si lancia sul laterale, passaggio arretrato per Albanese, si cerca una triangolazione, pallone che termina in out, batte il numero 7 Braccia, pallone per Albanese, il lancio in verticale, si cerca una triangolazione perfetta, la palla però viene fermata. Attenzione, giocatrice a terra, a terra a quanto pare il giocatore della Roberto Grimaldi, numero 6 De Luca, l'arbitro ferma il gioco. Si riparte con la Roberto Grimaldi in azione, pallone per Melchionni, il lancio in profondità, il diagonale, sfera che termina fuori. Fondo area. Granata in azione. Ci si avanza. Bisaccese in azione. Di gioco, palla che termina fuori. Il lancio del numero 7. Braccia. Termina in out. Iannone. Melchionni. Pallone che termina in out. Fondo area. Granate in avanti, proseguono. Pallone al numero 3, ossia Curcio. Sfera al numero 9, Russo Maria. Russo Maria in azione. Il diagonale perfetto. La sfera in area di rigore, recuperata dal portiere Cessari, che a questo punto e questa volta preferisce spedire la palla fuori. Ottimo il dribbling del numero 9, Maria Russo, ancora lei in gioco ed è grande gol, davvero un grande gol di Maria Russo. Bellissimo, un dribbling realizzato su due elementi e poi l'interno destro. 5-0 carissimi utenti, Bisaccese 5, Roberto Grimaldi 0. Si riparte con Melchionni, di nuovo la squadra Roberto Grimaldi in azione, palla fuori, fondo area, anzi rimessa laterale, pallone al numero 3 Curcio. Granata in avanti, passaggio arretrato, la sfera al numero 7 Braccia, brava, ottima l'intenzione di gioco, sfiorato il sesto gol. Di nuovo in azione Melchionni, il lancio perso, la triangolazione, Braccia, si cerca il pallonetto, la triangolazione perfetta, corner attribuito al numero 3 Curcio e batte proprio lui la sfera, la finta, il tiro finale, pallone alto sulla traversa, fenomenale praticamente l'azione di gioco, spettacolare l'iniziativa. Melchionni, si cerca una triangolazione, la palla però viene fermata con i Granata in azione di gioco. E numero 5 adesso, Casciano, ancora Casciano in gioco, bravissimo Casciano in azione, Casciano, il lancio in profondità, sfera che però viene persa, pallone al numero 3 Curcio.
Sfera numero 7, braccia, il tackle, viene recuperato dalla Roberto Grimaldi con Iannone, Melchionni, la triangolazione, la sfera termina fuori. Rimessa laterale con i granati in azione ed è vicino al gol il numero 7 in braccia, ci prova poi Casciano, sfera sul fondo, ottima l'iniziativa, spettacolare la triangolazione prima di entrare in area di rigore. Pallone per Iannone, Melchionni, Iannone, passaggio arretrato, tiro finale, sfera che termina sul fondo, sfiorato però il gol con la pinna che si è impegnato a poter parare il pallone. Ancora i granata che avanzano, sfera in out, pallone al numero 5 Casciano, sfera al numero 3 Curcio, sfera che termina fuori. Fondo area, anzi corner, scusi, pallone ribattuto. Di nuovo granata in avanti, c'è un tackle che termina fuori, ne parte il numero 90 Melchionni, il cross ribattuto e c'è la fuga, tiro, bellissimo questo gol di Sicuranza, Sicuranza va in rete, Sicuranza va in rete, 6-0, spettacolare la sua iniziativa. Splendido il gol, Bisaccese 6, Roberto Grimaldi 0. Di nuovo in azione. Palla fuori. Palla recuperata dalla squadra Roberto Grimaldi che avanza. Sfera in out. Di nuovo Roberto Grimaldi in azione. Perde palla. Due minuti di recupero. Tiro finale. Sfera ribattuta. E i granata avanzano. Con tecnicismo. Col numero 4 Sicuranza. Passaggio sul laterale destro. Deviazione. Batte il numero 4, Sicuranza. Ed ecco la giocata di Curcio. Tutto si gioca di prima. Spettacolare. L'iniziativa che termina però fuori il pallone. Pallone che non trova riscontro sul lancio dei Melchionni. Di nuovo la palla di devialità, rimessa laterale. Il lancio in area di rigore blocca la pinna. Maria Russo in azione, passaggio arretrato, si cerca una triangolazione, il pallonetto, bellissimo,
Pallone che termina sul fondo. Palla persa, recuperata da Sicuranza. Sfera numero 3. Finisce il primo tempo, 6-0 a favore della Bisaccesa.